Chi di voi maschietti è della generazione degli anni 90 come me, che sono proprio del 90, ricorderà magari a volte con molta nostalgia i bellissimi cartoni animati di quando eravamo piccoli. Li guardavamo per ore e ore, ne parlavamo con i nostri amici per ore e ore, cantavamo le loro sigle per ore e ore, stressavamo le nostre madri per ore e ore, solo per farci prendere i giocattoli con cui poi giocavamo per ore e ore. Non ci riesco a credere che ho detto tutta questa cosa al primo take senza sbagliare niente. Ce n'erano davvero per tutti i gusti: gli Street Sharks, i Biocombat, i Biker Mice, le Tartarughe Ninja e veramente mille altri che non sto qui ad elencarvi. Ma il mio preferito era solo lui: Batman. Le avventure dell'uomo pipistrello mi tenevano incollato alla TV tutti i giorni. Non appena sentivo Cristina D'Avena che cantava "Corre, corre, Batman, Batman", andavo in visibilio con il mio personalissimo mantello nero, identico a quello di Batman fatto da quella buon'anima di mia madre, e correvo per tutto il salotto cantando la sigla a squarciagola. Sì, ero un bambino disagiato con grossi problemi. Fu proprio da piccolo che nacque la mia grandissima passione per l'alter ego oscuro del miliardario Bruce Wayne, una passione che da quando memoria non si è mai spenta del tutto. Batman era tosto, forte, fighissimo, riusciva a vincere sempre con l'aiuto dei suoi gadget veramente ipertecnologici. E poi siamo sinceri, dai, quale cazzo di bambino non vorrebbe una figata di Batmobile che spara missili, razzi, proiettili da ogni orifizio, dai. Il Cavaliere Oscuro per me era il re dei supereroi, un uomo normale, senza superpoteri, che da piccolo si è visto assassinare di fronte ai suoi occhi i propri genitori a causa di una rapina finita male. Da questo punto di partenza in comune, diversi autori poi ne hanno sviscerato le origini secondo le loro preferenze, ma tutti quanti sono d'accordo su una cosa. Bruce Wayne, il ricchissimo titolare della Wayne Enterprises, un giorno decide di indossare i panni del pipistrello, l'animale che più lo terrorizzava in assoluto, e trasformare così la sua fobia in quella dei criminali di Gotham. Il solitario uomo pipistrello, quindi armato solo della sua forza, del suo intelletto e dei suoi improponibili ma bellissimi gadget, si erge dunque a paladino della città, cercando di scacciare l'ondata criminale sempre più crescente. Batman, infatti, come già detto, non ha superpoteri, ma grazie ad allenamenti sia fisici che mentali, ha spinto tutte le sue potenzialità quasi al limite dell'umano, cioè proprio al limite dell'umano, quasi diventando un essere sovrannaturale. Il crociato incappucciato, infatti, è dotato di forza, resistenza, riflessi, velocità estremamente sviluppati. Ma non solo, è anche un esperto di moltissime arti marziali, è un eccellente detective e criminologo. E la sua conoscenza in campo informatico, genetico, meccanico, tecnologico e in moltissimi altri campi è paragonabile a quella dei maggiori esperti sul pianeta. In più, mettiamoci anche che parla qualcosa come 16 lingue proprio fluentemente, e anche il criptoniano, cioè rendiamocene conto, che ha una memoria fotografica estremamente sviluppata, che è una delle menti strategiche migliori del pianeta, e che è un maestro di infiltrazione silenziosa ed escapologia. Diciamo che non è difficile credere che si sia battuto alla pari di avversari del calibro di Superman, il figlio di Krypton, che in mezza giornata, se gli gira, potrebbe cancellare la vita sul pianeta. Non hai detto però che il criptoniano è una lingua aliena. Ma dovrebbero saperlo. Ah, Prima l'ho detto a te perché tu non lo sapevi, sicuramente. ok. Insomma, per tutte queste ragioni, Batman si guadagna meritatamente il primo posto tra i miei supereroi preferiti. E da bravo fanboy mi sono sparato a ruota quasi tutti i cartoni animati e soprattutto i film sull'uomo pipistrello. Ho mancato solo la serie e i film degli anni 60, quelli con Adam West, ma non so sinceramente se mi va di recuperarli, perché il livello tecnico e anche, diciamo, delle storie è abbastanza squallido. Per quanto riguarda i film, ho particolarmente apprezzato la tanto amata quanto odiata trilogia di Nolan. Tant'è che credo tuttora che questi tre film siano una continua escalation di bellezza, coinvolgimento, emozione e adrenalina, che sono culminate nel bellissimo finale di The Dark Knight Rises. E qua sono sicuro di aver già perso tipo metà degli iscritti proprio così. In queste tre pellicole, infatti, non viene solo ammodernato Batman, che acquista un alone di realismo ancora più convincente, ma anche i suoi nemici, che in queste tre pellicole sembrano veramente ancora meno banali e soprattutto per niente grotteschi. Un'altra delle cose che ho apprezzato è che in questi tre film vengono presi in esame dei villain, dei nemici che raramente, se non veramente mai, si sono visti in TV o al cinema. Per esempio,
Ra's al Ghul, appunto, o il più recente, fumettisticamente parlando, Bane. Questi tre nemici, insieme al Joker di Heath Ledger, vengono praticamente spogliati di qualunque tratto soprannaturale. Credetemi, ce n'era tanto di soprannaturale da spogliare da questi personaggi, soprattutto da Ra's al Ghul. Ma il bello è che comunque restano dei nemici veramente ben caratterizzati, sempre secondo il mio parere, e che risultano fighissimi allo stesso tempo, pur avendo perso, per esempio, Ra's al Ghul, il tratto della resurrezione del Pozzo di Lazzaro. Joker effettivamente rimane sempre il pazzo che è, ma gli viene data più un'area da signore del crimine, ma allo stesso tempo di agente del caos, mentre a Bane viene tolta tutta la questione del Venom. Ma nonostante questo io adoro alla follia tuttora come hanno reso i nemici, e veramente secondo me Nolan non poteva fare un lavoro migliore. Il problema è che, tornando a parlare un attimo di me, ho sempre seguito serie TV, cartoni animati, eccetera, su Batman, ma non mi sono mai avvicinato veramente al mondo del fumetto del Cavaliere Oscuro se non prima di poco più di un anno fa. E siccome questo video tratta di fumetti, direi che è arrivata l'ora di presentare l'album di cui vorrei parlarvi. L'opera in questione è niente po' di meno che Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Questa miniserie è stata rilasciata per la prima volta negli anni 80, più precisamente occorreva l'anno 1986. Cioè, pensa, nel 1986 è successo di tutto. È uscito A Kind of Magic dei Queen, Raining Blood degli Slayer, Master of Puppets dei Metallica e Il Ritorno del Cavaliere Oscuro. Cioè, ti rendi conto? Io dovevo nascere negli anni 70 come minimo. Cioè, così mi beccavo tutte ste robe quando avevo 16-18 anni. Cioè, porca puttana. Invece nasco nello schifo di anni 90! E nonostante non sia una storia così recente, è tuttora una miniserie veramente attualissima, soprattutto per le tematiche e per come hanno reso i personaggi i protagonisti di queste vicende. Con il suo personalissimo tratto di disegno distintivo, Frank Miller ci introduce in una Gotham City dove il Cavaliere Oscuro non si avvista più da anni. Più precisamente, tutti i supereroi da diversi anni non sono più in attività. Hanno smesso tutti di lottare per la causa, chi per un motivo o chi per un altro. La gente li ricorda solo come leggende metropolitane e in questo periodo, ancora più di prima, la criminalità sta dilagando ovunque. Tutti i supereroi inoltre sono più vecchi, dato che è da anni che hanno appeso il mantello al chiodo. Lo stesso Bruce Wayne ha già toccato la cinquantina da qualche anno. In questo caso il titolo della vicenda è quanto mai eloquente e esplicativo, perché nelle prime pagine assisteremo proprio al ritorno del Cavaliere Oscuro, che dopo anni di inattività ritorna in modo prorompente e devastante nei cieli e nelle strade di Gotham per difendere ancora una volta la città dall'onda di criminalità sempre più crescente che si sta veramente radicando in ogni angolo delle strade. Bruce Wayne però non arriva facilmente a questa scelta, infatti già dalle prime pagine lo vediamo combattuto, non sa bene se è ora di far tornare Batman. Cerca sempre di reprimere il suo alter ego pipistrelliano dentro di sé, perché non è certo che dopo tutto ce la possa fare di nuovo a combattere la criminalità, soprattutto a una certa età. Il Cavaliere Oscuro è quindi soffocato dietro una maschera, la maschera di Bruce Wayne. Batman è l'uomo e Bruce Wayne è la maschera, e questa cosa è evidente più che mai in queste pagine. L'uomo pipistrello è racchiuso dietro una maschera che soffoca la sua vera indole di giustiziero della notte. In un mondo dove ormai tutti i supereroi sono ricordati solamente come leggende metropolitane. Ma una maschera da miliardario non può bastare a reprimere la vera natura del Cavaliere Oscuro. E infatti in una notte temporalesca, Batman esce allo scoperto, torna nella città, in una maniera veramente animalesca, feroce, come se in una sola notte volesse rifarsi di tutte le notti che ha passato soffocato dalla personalità di Bruce Wayne. Il ritorno improvviso di un supereroe della vecchia guardia non può far altro che smuovere l'opinione pubblica. C'è chi lo osanna come il salvatore che Gotham si merita e di cui ha bisogno, e c'è invece chi, come del resto hanno sempre fatto, lo ritiene un criminale della peggior specie, pure lui. Ma da bravo supereroe, Batman se ne sbatte il cazzo di tutto e di tutti. Non gliene frega niente se la polizia approva il suo operato oppure gli dà la caccia. Lui ha una sola missione, salvare Gotham City. Nel corso di queste pagine Batman affronterà diversi criminali, il più noto Due Facce, il Joker e anche una nuova banda di teppisti, oddio teppisti è anche abbastanza riduttivo, chiamata i Mutanti. Un manipolo di assassini, stupratori, rapinatori violenti cappeggiato da un leader che sembra più una bestia che un essere umano, muscolosissimo con dei denti aguzzi e che sembra
che gli danno veramente l'aspetto di un mostro sanguinario. Batman sarà affiancato in questa storia anche da un nuovo Robin, che sarà una ragazza di nome Carrie Kelly, la prima ragazza a vestire i panni del ragazzo Meraviglia. Tutti gli eventi si svolgono nello stesso periodo di tempo in cui è stata scritta la storia, negli anni 80, in piena guerra fredda, in cui gli equilibri sono ancora più precari perché il figlio di Krypton, Superman, si è messo a disposizione del governo degli Stati Uniti, che non esita un secondo a mandarlo sul fronte per fargli vincere qualche battaglia. Clark Kent si è venduto al governo degli Stati Uniti per poter salvare in passato tutti i supereroi che agivano al di sopra della legge. Vendendosi appunto al governo, ha concesso a tutti i supereroi di rimanere salvi, benché avrebbero dovuto comunque tutti interrompere la loro crociata contro il crimine che gli portava ad essere degli uomini al di sopra della legge. Bravo, amore. Non serve puntualizzare che il ritorno di Batman costituisca una violazione di questo accordo. Infatti il governo per l'ennesima volta non esiterà a mandare il figlio di Krypton, questa volta contro il Cavaliere di Gotham. La trama dunque risulta ben studiata e mai banale, arricchita anche dal disegno di Frank Miller, che contribuisce a rendere il clima di tutta questa opera ancora più oscuro. Inoltre l'impaginazione delle tavole delinea un tratto veramente molto cinematografico. Lo stesso Batman, che viene rappresentato con il classico costume grigio e blu, viene rappresentato come un essere molto muscoloso, dai tratti animaleschi, brutali, che solo a guardarlo ti caghi sotto talmente tanto il senso di potenza e imponenza che emana. Per enfatizzare ancora di più la potenza e la violenza pura di questa nuova versione del Cavaliere Oscuro, Frank Miller lo dota di una Batmobile che più che una macchina sembra veramente un carro armato che manco il Metal Gear. L'intero arco narrativo poi raggiunge veramente il suo apice nella sequenza finale, dove dopo una serie di avvenimenti veramente coinvolgenti e inaspettati si arriva all'epilogo veramente degno di quest'opera, che vi dirò mi ha fatto scendere anche una lacrima sul finale. Gran parte della narrazione avviene attraverso i mass media, che oltre a commentare e a dare le proprie opinioni sulle appunto scorribande di Batman, delineano anche un quadro socio-politico ben caratterizzato, dentro cui si verificano tutti gli avvenimenti di questa graphic novel, rendendo questo fumetto veramente incastonato in modo sublime in quello che era il vero contesto dell'epoca. Ci fa capire veramente cosa sarebbe successo in piena guerra fredda e, se vogliamo ancora di più, in un mondo come quello che stiamo vivendo adesso, se i supereroi esistessero, non cambierebbe assolutamente un cazzo. Gli esseri umani si faranno sempre guerra fra loro per ricchezze, territori, ideologie più o meno discutibili. È nella natura umana, finché esiste il bene esisterà il male e finché esisterà l'essere umano esisteranno peccati di cui nemmeno l'essere più crudele di questo mondo dovrebbe macchiarsi. Insomma ragazzi, il ritorno del Cavaliere Oscuro è un fumetto che non può mancare nella vostra collezione, che siate dei veri e propri figli di Batman oppure no. È un album magnifico sotto praticamente tutti i punti di vista e non sono riuscito a trovargli un difetto degno di tale nome. Probabilmente forse perché l'ho letto solo una volta, magari rileggendolo, che è una cosa che ho pianificato di fare molto a breve, troverò qualcosa da contestare, ma fatto sta che per adesso questo risulta uno dei fumetti più perfetti che abbia mai letto. Non ne ho letti molti, ma fra quelli che ho letto questo è veramente strepitoso. Questa edizione è praticamente difficile da trovare ancora nuova, ma se vi interessa più la sostanza che l'involucro, potete cercare, se avete voglia di recuperare questo fumetto, la riedizione della Lion, fatta abbastanza di recente, forse meno di un anno fa, che è di un formato più piccolo e più tascabile di questo, che è piccolo quanto una portaerei. A colpo d'occhio la nuova edizione rende molto meno rispetto a questa, ma essendo più compatta magari vi faciliterà quando la metterete nelle vostre mensole, dato che io ho dovuto alzare praticamente la mensola qua sopra per farcelo stare perché è praticamente piccolo quanto la minchia di un brachiosauro. 16 anni dopo il ritorno del Cavaliere Oscuro, Frank Miller ha deciso di dare un seguito a quest'opera. Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora, che come vedete io possiedo ma che sfortunatamente non ho ancora letto. Esattamente come il primo capitolo io lo possiedo in un'edizione che è tascabile quanto tipo l'intera Australia, ma che a colpo d'occhio a copertina ti fa subito rizzare la batminchia. Esattamente come il primo capitolo però è più facile trovare in commercio la riedizione della Lion, più compatta. Come va tesoro? È ucciso. Chi? Graveler. Aspetta, chi ti ha ucciso? Qual è il tuo Pokémon che è morto? Rapidash. Sì. Debole la roccia e terra. Lo so. Però che va poco al 50.
Cacchio. Fai così, visto che manca poco, cambia dove finché non arrivi a 50. Fai il switch training. Entrambe le ristampe della Lion costano poco meno di 30 euro, non sono così economiche in effetti, però se riuscite a trovare almeno la ristampa del primo episodio, compratelo subito, vi assicuro che saranno soldi ben spesi, veramente. Questo episodio, Ritorno del Cavaliere Oscuro, è anche uscito con la Repubblica, nella collana I Classici del Fumetto con la Repubblica, la serie oro che è uscita tra il 2004 e il 2005. Se magari qualche vostro parente o amico ha fatto questa collezione, sappiate che questo episodio è lì dentro, quindi potete procurarvelo in questo modo, almeno per leggerlo. Sempre per Il Ritorno del Cavaliere Oscuro è stato realizzato anche un film cartone animato che, come tutte le cose migliori che ci sono a questo mondo, in Italia non è ancora arrivato. C'è da dire che è stato realizzato abbastanza di recente, quindi magari c'è ancora qualcuno che sta cercando di acquistare i diritti per poterlo doppiare, eccetera. Fatto sta che è tipo un anno e mezzo, due che è in giro e qua non si è ancora visto l'ombra. È praticamente disponibile online in inglese, anche in altre lingue, se non erro, tranne italiano, perfetto. Se masticate abbastanza bene l'inglese, potreste comprarlo, perché io non l'ho visto, ma ho visto qualche trailer, qualche pezzo, è veramente realizzato bene. Cioè, anche Batman è uguale a quello di Frank Miller, adesso trovo un'illustrazione, è quello con il mento proprio grosso, che solo a vederlo figa ti fa una paura della Madonna. Questo adattamento è stato suddiviso in due film della durata di circa 75 minuti l'uno. Come detto prima, se ve la cavate con l'inglese potete anche provare a comprarlo, perché tanto i cartoni animati, bene o male, sono sempre doppiati in maniera molto chiara e pulita. Non viene usata una voce troppo colloquiale, come invece magari accade per le serie TV, che senza sottotitoli a volte sono davvero incomprensibili. I cartoni animati, dato che sono anche per un pubblico di bambini, ragazzi, sono generalmente meglio curati e quindi anche la dizione è molto più corretta, rendendo più facile la comprensione anche senza sottotitoli. Se invece avete la pazienza di aspettare, come me, una edizione italiana, purtroppo credo che sia io che voi aspetteremo un bel po', purtroppo. Come ho fatto con Detroit Metal City, che l'ho consigliato anche a chi non è amante del genere metal, perché è un fumetto che arriva abbastanza facilmente con la sua comicità, io consiglio veramente Batman, questo fumetto di Batman, Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, a tutti, anche a chi non ha mai letto niente Batman, perché veramente questo servirà a darvi un chiaro quadro di come da questo fumetto in poi è stato trattato appunto il Cavaliere Oscuro di Gotham, in maniera molto più cattiva, violenta, brutale, come se appunto lui dovesse ergersi anche a diventare ancora più cattivo degli stessi criminali che affronta per poter vincere, il che può solo far più contento me e spero possa fare veramente contenti anche tutti voi.